chi le ha riscoperte e di chi le ha rivalorizzate attraverso lo studio a partire dal Settecento. C'è sempre l'uomo dietro tutto, quindi noi siamo persone e questo è il fil rouge che deve connotare la nostra esperienza. Ringraziamenti, ma anche una presentazione per poi iniziare immediatamente. Cari amici appassionati d'arte, siamo qui per festeggiare i 300 anni della nascita di Joachim Winckelmann e, a mio parere, non potrebbe esserci posto migliore per celebrare questa ricorrenza. Guardatevi intorno, di sicuro Winckelmann avrebbe raggiunto l'estasi. Il nostro racconto, che durerà un'ora e 15 minuti circa, è un approfondimento della mostra in corso, Winckelmann e raccolte del Man, come ha detto Paolo Giulierini. Oltre alla mostra, come molti di voi sanno, è un progetto di arte in diretta che ha come obiettivo di fornire chiavi di lettura per far meglio comprendere il linguaggio degli artisti, stimolando l'interesse dello studio e del piacere dell'arte. Innanzitutto ringrazio il direttore, il grande direttore Paolo Giulierini, che ha subito accolto il nostro progetto con entusiasmo. Ringrazio la mitica Ornella Falco, che con la sua professionalità, disponibilità e passione rende tutto possibile in questo grandioso museo. E infine ringrazio Lucia Emilio per la comunicazione, tutto lo staff del museo, i tecnici, il personale, che hanno permesso di mettere in scena questo racconto su Winckelmann. Ecco lo staff di Arte in Diretta: Antonio Marziantonio, che legge testi critici e letterari, Simona Paolo Antoni, che ha curato l'editing e la ricerca iconografica, il progetto grafico è di Valentina Colabona e di Renato Borgioni. La bellezza può ridursi a certi principi, ma non definirsi. Comunemente si dice che ella consiste nel mutuo consenso della creatura coi suoi fini e delle parti con se stesse e col tutto. Ma questo è un confondere la bellezza con la perfezione, la quale neanch'essa con ciò è definita, né può definirsi, perché l'umanità non è capace. Ora è ella adeguata al bello? Una definizione che la confonde col perfetto? L'impossibilità di definire la bellezza nasce dall'essere ella una cosa superiore al nostro intelletto. E da questa superiorità, non essendoci noi potuti ideare cosa che della bellezza sia più sublime. Che costituisce il quarto capitolo dei documenti, edito nel 1767. Il testo, costituito da due volumi, rappresenta nell'ambito dell'intera produzione editoriale di Winckelmann l'analisi teorica più esaustiva dei fondamenti della bellezza e la definizione dei presupposti concettuali delle sue riflessioni e valutazioni delle opere d'arte. Winckelmann sottolinea il suo distacco dalla tradizione razionalistica, sostenuta alla metà del XVIII secolo da Van Gaart, il filosofo che aveva conosciuto in gioventù all'Università di Harvard, in proiezione l'Ariadne del Museo Vaticano. Winckelmann porta avanti con grande determinazione le prospettive che aveva annunciato nel suo primo testo teorico, Pensieri sull'imitazione delle opere greche, nella pittura e nella scultura, del 1755. Nei Pensieri, lo studioso tedesco sostiene che il valore esemplare dell'arte classica è da individuare nel trascendimento della materia e delle passioni, nell'espressione della purezza spirituale. Queste idee manifestano una evidente presa di distanza dal razionalismo classico, in direzione di una metafisica del bello largamente ispirata a motivi e aspetti del neoplatonismo rinascimentale. Winckelmann dichiara infatti la netta separazione del bello e dell'arte dal terreno della logica e della epistemologia. Vediamo il rilievo del Cavaliere di Figlia e collaboratori. Il bello è definito come qualcosa di superiore all'intelletto, ovvero come manifestazione
sua identità suprema. L'esperienza estetica si costituisce per Wickham come qualcosa di molto vicino alla comune esperienza conoscitiva. Su queste basi, i principi classicisti dell'unità e della semplicità, a cui egli fa riferimento nel titolo del primo capitolo del ragionamento sopra la bellezza, subiscono un notevole potenziamento e insieme un vero e proprio spostamento di ruolo e significato. Questi principi sono assunti come l'unico senso effettivo che l'arte e qualunque produzione che aspiri a definirsi bella possa manifestare. Ammiriamo l'antico Carmine. Unità e semplicità, quindi, non sono da intendersi come criteri formali che eliminano il ridondante e superfluo, ma come il solo significato che spetti all'arte di esprimere. Le conseguenze del discorso di Wickham sono molto chiare. L'impostazione della sua analisi porta inevitabilmente a una poetica dell'indeterminato e all'allontanamento dal territorio del verbo di qualunque rappresentazione che esibisca contenuti e aspetti concreti e caratterizzati, e porta infine all'opposizione di espressione e bellezza. Soffermiamoci a questo punto su alcune considerazioni dello studioso tratte ancora dai ragionamenti sopra la bellezza. Imperciò, volendo io dire che la figura, per essere bella, debba essere indefinibile, voglio intendere che la forma di essa non sarà propria di quella tal persona che si ritrae, né esprimerà alcuna situazione dell'anima o alcun affetto, perché queste due cose, mentre tolgono l'unità, o degradano o offuscano la bellezza. La onda può dirsi della bellezza come dell'acqua presa da una sorgente, che quantomeno è saporosa, vale a dire priva di ogni particella straniera, tanto più si stima salubre. Vediamo proiettato il bassorilievo con Achille interrogato all'oracolo. In queste righe Wickham puntualizza che quanto più la rappresentazione artistica si avvicina al bello, tanto più si allontana dalla realtà e dall'espressione concreta, depurata dalla presenza di aspetti e contenuti materiali, caratteri, sentimenti, situazioni. L'arte vera non deve esprimere pensieri e affetti, ma è l'esibizione di un'essenza metafisica e astratta, è l'eclissi e l'annullamento dell'esperienza quotidiana, è la negazione di tutto ciò che è familiare. Ammiriamo la Flora Capitolina. La qualità e il grado di bellezza di Wickham vanno misurati proprio sulla capacità dell'artista di ridurre al minimo gli aspetti materiali, di portare all'estremo il processo di idealizzazione della figura. L'espressione altera e disturba la bellezza. Ammiriamo Demetra della Villa dei Padroni. L'imperturbabilità e l'uniformità vengono eretti a carico, ad assoluto punto di riferimento della figurazione artistica. Wickham ribadisce questo concetto attraverso una metafora che troviamo nei monumenti antichi veneti. Siccome nell'operare non ha luogo l'indifferenza totale, così non potendo l'arte esentarsi dall'effigiare le deità con sensazioni ed affetti umani, dovete contentarsi di quel grado di bellezza che la deità operante poteva mostrare. Perciò l'espressione, sia pur quanta si vuole, non pertanto è così bilanciata che la bellezza preponde. Ed è come il grave cembalo in un'orchestra, il quale dirige tutti gli altri strumenti che sembrano affogare. L'immagine proiettata è la Apollo Cimarello. Wickham afferma dunque una concezione profonda della bellezza, e su di essa si modellano tutte le celebri descrizioni della statuaria greca destinata a suscitare, come è noto, un'eco profonda nella cultura estetica di fine secolo e oltre. Ora ascoltiamo il celebre panegirico esegetico dell'Apollo del Belvedere, tratto da un altro scritto di Wickham, Storia dell'arte degli antichi del 1764. L'artista ha creato una figura puramente ideale, usando l'unico materiale in cui poteva realizzare la sua idea. Questa statua supera tutte le altre rappresentazioni del Dio, così come la descrizione di Omero supera quelle tentate da tutti gli altri poeti.
La sua altezza è superiore a quella dell'uomo e il suo atteggiamento rivela la sua divina grandezza. Un'eterna primavera, come quella che regna nei felici campi dell'Eliseo, avvolge il suo corpo degli incanti della gioventù e brilla teneramente sulla splendida struttura delle sue membra. Per comprendere questo capolavoro si deve scandagliare le bellezze intellettuali e divenire, se possibile, un divino creatore, poiché in esso non c'è nulla di mortale, nulla che sia soggetto ai bisogni umani. Questo corpo, non segnato da alcuna vena, non mosso da alcun nervo, è animato da uno spirito celeste che fluisce come un dolce vapore in ogni sua parte. Egli ha inseguito il divino e contro di esso ha usato per la prima volta il suo arco. Con vigoroso passo ha raggiunto il mostro e lo ha ucciso. Il suo sguardo alterno, pieno della consapevolezza della sua forza, sembra sollevarsi al di sopra della sua vittoria e fissarsi nell'eternità. Lo sdegno sta sul suo sopracciglio e il suo occhio è pieno di gentilezza, come quando le muse lo accarezzano, come i morbidi viticci della vita. I suoi bei capelli fluiscono intorno al capo, come gentilmente accarezzati dal soffio dello zaffiro. Essi sembrano profumati dell'essenza degli dèi e acconciati con tenera cura dalle mani delle grazie. Di fronte a questo miracolo d'arte, io dimentico l'intero universo e la mia anima acquista una nobiltà appropriata alla sua dignità. Dall'ammirazione passo all'estasi. Sento il mio petto dilatarsi e sollevarsi come se fossi colmo dello spirito profeta. Mi sento trasportato a Delo e ai tanti boschetti della Licia, luoghi che Apollo onorava nella sua presenza, e la statua sembra diventare viva come la bella creazione di Pigmalione. Sia che si parli della colpa del vedere, della miope che vediamo sui schemi, o della corte, Dickerman riconosce sempre gli stessi valori, la compostezza, la serenità, l'indifferenza. Il raggiungimento di tale divina indifferenza costituisce dunque l'obiettivo dell'arte bella. La bellezza è un'essenza d'Aventina, cristallizzata e impenetrabile agli attacchi della vita e della storia, proprio perché è indipendente e precostituita rispetto a esse. La bellezza non si lascia veramente coinvolgere dalla storia e dall'espressione, ma anzi li riduce a una pellicola trasparente. Wickerman, per la prima volta nella storia del pensiero moderno, accende i riflettori sul problema dell'autonomia del bello e dell'arte. La questione si risolve finalmente in modo netto e inequivocabile con la separazione dell'arte dal terreno dell'esperienza ordinaria. Tutta l'attività teorica e critica dello studioso tedesco è volta a creare un vuoto, una inevitabile frattura tra l'esperienza comune e quella estetica. La bellezza quindi viene a essere collocata in una regione superiore e disabitata, immersa in un'aura rarefatta, oggetto di contemplazione. Wickerman esalta il mito della superiorità assoluta del bello, mito che affianca inevitabilmente a una prospettiva estetico-centrica, per la quale tutte le altre dimensioni del vivere, politiche, civili e culturali, vanno considerate in funzione strumentale. Esse non sono altro che puri mezzi da mettere a profitto in virtù dell'ideale ritorno degli uomini alla civiltà estetica, di cui l'antichità era stata un modello prezioso e irraggiungibile. Soffermiamoci in Pantino. Era nata a Schwendal, in Prussia, nel 1717. Aveva condotto con passione studi antiquari e teologici ad Harvard. Successivamente si era dedicato alle scienze naturali e alla medicina. Il biennio trascorso all'Università di Vienna, 1741-42, aveva radicato in lui una particolare concezione della storia. Il giovane Wickerman recuperava dalla biologia, in assoluta sintonia con la mitologia, il paradigma organicistico composto dalle fasi di nascita, sviluppo, maturità, decadenza e morte, e lo applicava all'età della storia.
Per lo studioso tedesco le conoscenze costituiscono un patrimonio culturale.